Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: mi sono pentita. Soleil Sorge, ex Geffina e ora grande protagonista, in veste di giudice, a reality La Pupa e il Secchione, parla a Verissimo di un argomento delicato, di una cosa accaduta un po' di tempo fa nella casa più spiata d'Italia. Ecco cosa è emerso: è coinvolta un'altra persona con cui ha qualcosa in comune. Un pentimento. Certo, arriva un po' tardi, magari, ma sempre meglio di niente. In fondo riconoscere uno sbaglio è sempre utile. Soleil Sorge, grande protagonista prima a Uomini e Donne, poi al GF VIP, ora al reality La Pupa e il Secchione, parla a Verissimo di un argomento delicato. E fa un passo indietro rispetto a una sua precedente affermazione. Soleil Sorge Sofico De Goni punto impegnati a tornare alla loro vita normale o in nuovi progetti nel mondo dello spettacolo, i Vipponi, ospiti in varie trasmissioni, rivelano dei dettagli su se stessi e sulle dinamiche interne alla casa. In cui, a volte, i toni sono stati sopra le righe, anche perché l'isolamento e la condivisione di spazi ridotti inducono, talvolta, ad avere meno pazienza. E Soleil Sorge, a proposito di un episodio, lo ha ammesso: mi sono pentita. Soleil Sorge, cambio di rotta, mi sono pentita. Soleil Sorge è stata una delle VIP in assoluto più al centro della scena al Grande Fratello, dove ha fatto emergere la sua forte personalità e il suo carattere deciso e determinato. Ma anche la sua emotività è venuta fuori, in quel contesto un po' complicato che è stato il triangolo con Delia e Alex. Ora, come tutti gli altri Vipponi, ha ripreso la vita fuori dalla casa più spiata d'Italia ma non ha smesso di fare spettacolo. Eliminata, infatti, a pochi passi dalla finale, quando in molti credevano che proprio lei sarebbe stata la vincitrice, è approdata, in qualità di giudice, a un altro reality, questa volta su Italia 1, ovvero La Pupa e il Secchione. Ma di cosa ha dichiarato di essersi pentita? Riguarda una dichiarazione di qualche tempo fa, fatta proprio all'interno della casa, nei confronti di un'altra inquilina. E c'è anche lei, al suo fianco, a Verissimo. E, per la verità, i toni ora sembrano decisamente distesi. Un indizio? C'entrano Sofico De Goni e la chirurgia plastica. Mi sono pentita, l'ammissione dell'influencer. Hai più plastica che argomenti dentro di te, questa la battuta infelice che Soleil Sorge ha rivolto, ormai un po' di tempo fa, all'interno della casa, nei confronti di Sofico De Goni, che si è sottoposta a qualche ritocchino come pure, del resto, la stessa Soleil. E le due condividono il passo indietro sulle labbra, entrambe hanno fatto ricorso alla ialuronica sì. E sul senso delle parole, Soleil spiega, ci stuzzicavamo, facevamo delle battutine. E Sofie, avevamo questo strano rapporto dove giocavamo a chi feriva di più l'altra, feriva tra virgolette. Non era contro la chirurgia, ha, comunque, specificato l'influencer italo-americana. Che ha sottolineato, mi sono pentita di averla detta, non volevo ferirla. Comunque, abbiamo poi riscoperto il nostro rapporto, ha aggiunto Soleil. E, in effetti, si vede dalla complicità delle ragazze, entrambe bellissime, ospiti da Silvia Toffamini. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.